Ehi laggiù, ormai io sono Matteo Tess e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Allora, dobbiamo andare a Orkneyar, per forza, per forza. Tra l'altro finiremo probabilmente di costruire qualcosa mentre siamo in giro. Noi abbiamo adesso 50 valuable, 4... Ok. 75 valuable, ma qua non abbiamo finito di costruire ancora. No, mancano 4 ore, ok. Ok, abbiamo finito le strade e... Ok, è aumentata la prosperità. Allora, questi no, sono per il power. Questi sono per power. Aumentiamo le farms, quindi. I maiali e tutto, 1575 foods. Blacksmith dà solo power, vero? Sì. E poi qua dovremmo andare a fare prosperity, quindi abbiamo fatto bene comunque a fare power, mi sa. Prosperity più o meno dovremmo farcela, dai. Allora, andiamo a fare nuovo farm. Solo 2 settimane. 2 settimane sono parecchio tempo, eh. Allora, andiamo con i nostri cari ragazzi soliti e vediamo un po' che ci dicono qui al nord, nord, nord. Sperando che non sia troppo tardi per scoprire la cura. Perché forse effettivamente... lei ci ha detto di andare... Appena arrivi una mezza dozzina di guerrieri scendono dalla collina. Sono uomini del nord. Allora, è nei suoi primi 30 anni. Sono Stein, il furbo di Rogaland. Controllo questa isola. Chi sei? Il mio nome è Mazzetes Megin Bjarnarsson. Se hai bisogno di un posto per stare mentre ti prepari per un viaggio più lungo, sei benvenuto ad accamparti qua. Ma dimmi, perché ti sei venuto con la tua nave e sulla mia spiaggia? Andrei con la terza. Sto cercando dei partner commerciali. Vorresti parlare davanti a una bevanda? Dovresti guardare intorno a questo posto, fratello. Non c'è nulla qua da commerciare. A meno che il tuo clan non ha un'assenza di roccia. Riusciamo appena a prendere abbastanza pesci dal mare per farci sopravvivere all'inverno. L'unico obiettivo di questa isola è di un punto d'appoggio per i raid. Un tazza di bevanda, dici? Ma perché no? Vieni comunque, unisciti per il nostro pranzo di mezzogiorno. Di mezzogiornata, cioè di metà giornata. Allora, ok, quindi entriamo. Questi sono dei furti, vero? Non posso prendere. Saranno dei commercianti che però ci avranno dei... Ah, Stein non è molto contento di avere la responsabilità di questa isola. Ok, mio nome è Mazzetes. Sono Karund e sono contento di fare la tua conoscenza, Thag de Mazzetes. Da dove vieni, Karungr? Sono da Agder. Il più vicino dei regni del nord è da dove vieni tu, da quello che ho sentito. Ok, un bel po' di... Cosa vendi? Tutto quello che le navi portano che possa servire, possa essere utile. Ha dei prezzi equi, però diciamo che non ci interessa in questo momento. Qua possiamo prendere della roba, così a caso.
Va bene, ma mi sa che saccheggeremo poi in un altro momento, no? Dove è andato il tizio? Mettiamo questo. Ah, prendere il controllo di Orkneyar, quindi vogliamo il controllo di Orkneyar. Ci sta. Non è una longhouse, ma è abbastanza accogliente. Ok, ci portano da mangiare. Vedo il pane è abbastanza fresco. Mangio nell'altra. Ok, abbiamo spazio in abbondanza per parlare. Quindi vieni dal sud, immagino. Gatland. No, siamo. Direi la prima. Veniamo da un posto chiamato Skjern, nello Jutland. E tu invece, dov'è questo Rogaland? Ah, è un po' malinconico. È un regno tra Hordaland e Agder, appena attraverso il mare da qui. È un posto molto bello con montagne tagliate dai fiordi blu. In estate il sole brilla attraverso la nebbia come se fossero dei nastri d'oro e i pezzi di ghiaccio sciolto rotolano giù dalle montagne con mille piccole torrentelle. Nell'inverno la neve trasforma queste montagne in nuvole di luce abbagliante e il fiordo gela quasi fino al fondo. Sembra incredibile, devi davvero amare la tua casa. È una terra difficile, anche le piante hanno delle radici rugose e dure. Non realizzi che cosa significa la tua casa finché non sei lontano. Farei la seconda. Capisco il sentimento. Inizio ma ad avere. Cioè, mi inizia a mancarmi la mia casa. Quindi la tua casa, Skjern, non andava? Sei il Thegn? Perché sei venuto qua? Cioè, cosa hai dovuto passare? Mio padre era Thegn prima di me. Ha incontrato la fine su queste isole. C'erano altri sfidanti, ma ho vinto il diritto di succe a succederlo. Hai detto che il tuo nome è Megin Bjarnarson? Quindi penso che la nave di tuo padre sia stata qui. Abbiamo avuto suo fratello con lui, Grimulf? Sì, lo hai incontrato? Grimulf, sì, ma non tuo padre. La nave aveva una ciurma scheletrica, giusto 5 uomini guidati da Grimulf. Hanno menzionato che la nave apparteneva a un certo Megin Bjorn, ma qualcosa era andato storto ed erano diretti a casa. Grimulf mi ha venduto la sua ascia in cambio di provviste e alloggio. E era una bella arma. Se lo vedi ancora, salutamelo. Lo farò. È rimasto a Skjern, sembra che ne abbia avuto abbastanza delle scorribande. Non posso dire che sono sorpreso, sembra che abbiano sofferto parecchi disastri, anche se ha rifiutato di parlarmene nel dettaglio. Se pensi che possa aver bisogno di nuovo della sua ascia, sarei contento di rivendertela. È bella, ma combatto meglio con un'arma leggera in ogni mano, e questa ascia è troppo grande per essere usata con una mano sola. Direi la prima. Se sei stato qui abbastanza da aver incontrato Grimulf,
Probabilmente hai visto anche, hai incontrato anche Skull e Skull Cleaver. Una volta, la scorsa estate, è venuto qui con 3 navi, piene di legno, carne, sale e altre provviste. Sembrava di andare abbastanza bene con la ciurma di Gunnar e il Pacifico. Parlando di questo, visto che o i miei occhi mi ingannano, o quello era Gunnar sulla tua nave? Lo era, fa parte della mia ciurma ormai. Come nel nome di Odino l'hai reclutato? Quest'uomo è una leggenda qui. Lui e la sua ciurma hanno attaccato il mio clan, l'abbiamo combattuto e vinto. E gli ho offerto di risparmiarlo se mi avesse servito. Hai sconfitto Gunnar il Pacifico? Se questo è vero, tu e i tuoi guerrieri devono non avere uguali. Gliene parlerò dopo. Comunque, voglio parlarti di Skull Cleaver. Abbiamo comprato buona parte del cargo di Skule e se n'è andato verso est da dove è venuto. Ha lasciato una delle navi qui, sotto il comando di una donna, che poi è andata a sud-ovest un po' di settimane dopo. Puoi descrivere questa donna? Sì, mi ha fatto abbastanza. Cioè, mi ha lasciato abbastanza impressionato. Sarei che. Sembra la cosa più simile a incontrare Hel in carne ed ossa. Ha fatto delle avance forti su di me, ma ho avuto l'impressione che certe parti del mio corpo non sarebbero sopravvissute all'incontro, quindi ho mantenuto distintamente la mia distanza. Andrei con la prima, tutto bene, abbiamo avuto modo di conoscerci abbastanza bene. Parliamo allora di come potremmo allearci con la vostra gente. Va bene, da quello che vedo ci sono due modi in cui possiamo fare questo. La prima opzione, ci assumi. Onestamente sembra che sai cosa stai facendo e sei abbastanza determinato a farlo. La mia ciurma ed io non apprezziamo molto il bel tempo. Non siamo venuti qui ad apprezzare il bel tempo, siamo qui per soldi e per gloria. Puoi acquistare i nostri servizi per un centinaio di Hertug di argento per testa, cioè per ogni testa, e 400 per la nave, il Unblakr. È un ottimo mezzo, e la sua ciurma ha mo molta esperienza. Se ci assumerai, lascerò Orkneyar liberamente. Certo, potresti non essere desideroso di condividere con noi il tuo argento, ma questo ci porta alla seconda opzione: combattiamo. Tu e la tua gente contro me e il mio popolo. Andiamo nelle colline appena fuori e vediamo chi combatte meglio. Se vinci, hai la mia alleanza. Se io vinco, ve ne andate subito. Mi sa che abbiamo appena giocato l'opzione di comprarceli con i soldi. Forse era meglio venire qua prima di tutto. Ha detto 100 a testa più 400 per la nave. Quanti sono? Devono essere 10.000, probabilmente. Proviamo a combattere.
Lasciamo un attimo in pausa. Ah, è un po' amareggiato. Speravo di andarmene il prima possibile. Bene, tanto non ce ne andiamo. Finché hai tempo per assoldarci, sarai sempre il benvenuto a Orkneyar. Allora, vediamo che obiettivi ha. 10.000 valuable, è proprio quello che abbiamo lasciato giù. Porca miseria. Save scamming? Direi di sì. Direi di sì. Facciamo così: metto in pausa e facciamo la linea temporale in cui in realtà noi non andiamo a Skjern, ma veniamo direttamente qua. Facciamo un salvataggio. Save scamming. Buddy, metto in pausa e ci vediamo in quella linea temporale. Cosa? Stavo andando in su, ma è apparso questo avvenimento, quindi ce lo guardiamo insieme. Siamo per nave, Roscoe dice, ne ho preso uno. Non ti lascerò scappare. Ha combattuto con un pesce. Niente, ok, il pesce sparisce. No! Cosa ha preso? No! Ma no! Ho cliccato per avviare il... Niente. Ritorno subito. Allora, questa volta ho tolto la pausa con il click esterno, eh? Ok, 10.000 valuable ce l'abbiamo adesso. Davvero! Wow! Queste sono delle news, delle notizie eccellenti! Non vedo l'ora di andarmene da questo postaccio di un'isola. Preparerò tutto. Ok, allora prendo le cose dalla nostra nave. E poi Orkney è vostra. Andiamo fuori e diciamo a tutti che cosa abbiamo deciso. Ho comprato il posto, non posso rubargli in casa? Abbiamo comprato il posto per 10.000 valuable. A Skjern, cioè, ci guadagniamo due di prosperità con 10.000 valuable. L'unica cosa spero che non ci sia da combattere perché abbiamo tutti ancora malaticci qua, per cui... Facciamo che... Non si sa mai che cosa succeda. Per cui facciamo che fare... Un salvataggio. E metto in pausa, saccheggio tutto quello che si può. Poi facciamo il dialogo. Oh, regga, è una tragedia. Niente, io stavo raccogliendo la cosa, ma sono passato di qua per sbaglio e quindi si è triggerato il discorso. Hanno raccolto tutto. Lui si gira a guardare la sua ciurma. Ma se te e io siamo venuti a un accordo, sappiamo tutti che siamo stati morti nell'acqua qua per un anno e non è che le cose stanno migliorando, no, non è che le cose fossero così migliori prima di questo. Ma se te ha consentito ad ingaggiarci, saremmo pagati 100 ertug di argento ciascuno, sotto la sua leadership. Useremo Orkneyar come base di una invasione di grande scala delle isole britanniche. Alcune obiezioni? Nessuno. Alcuni sono un po' scettici, ma la maggior parte sono stufi e non se ne occupano. Bene. Mazzetes di Skjern, siamo al tuo comando. Roscoe mi guarda e dice, che cosa gli dirai? No, che cosa gli hai detto? Mi dice. È stato facile vincerlo, hanno avuto un inverno davvero molto molto duro. Bene, ottimo lavoro. Sembrano un po' logorati, ma devono avere un sacco di esperienza in combattimento.
Sarà ottimo da averli dal nostro lato. Tutti abbiamo guadagnato morale, Lord of the Seal. No, Clan Power. Siamo comunque 36, non è che siamo tutto sto. Vabbè, niente. Mentre finisco di raccogliere qua, vi saluto perché il video è durato abbastanza. Io vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivetevi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.